Quando lo cercai l'ultima volta, seppi che era già morto da 7 anni. Quanto tempo era passato da quando l'incontrai? Ero appena tornata dalla California e lui si era sposato da pochi mesi. Quanto tempo ci vuole per cuocere i fagiolini? Mi chiese. 4 minuti in pentola a pressione. Stamattina, svegliandomi, l'ho visto passare da Piazza Garibaldi a Parma, come lo incontrai un lontano settembre, in abito scuro, mentre attraversava il centro della piazza fumando una sigaretta. Sul mezzogiorno, il sole che batteva sulla meridiana l'investì. Mi sembrò l'apparire di un dio. Sorrise nel darmi il buongiorno. Sapevo già da allora che quell'immagine era destinata all'eterno. Di lì a poco divenimmo amici. Mi diede anche da leggere le sue poesie. Mi sembrarono le più belle che avessi mai letto. Cercò di smorzare quelle che lui chiamava illusioni, ma non ci riuscì mai. Ciò che parla già in noi è oltre noi e al tempo stesso da noi indisgiungibile. Anche lui lo sapeva, ma non volle mai ammetterlo. Ci davamo del lei. Stamattina la sua immagine mi è apparsa, non so se visione o sogno. So che tutto è tornato realtà vivente, come se volesse dirmi ancora qualcosa, forse un messaggio dall'oltre in cui non credeva, da lì dove tutto appare possibile. Forse riportarmi alla concretezza del vivere. Oggi so che è vera ogni cosa che attraversa il pensiero, anche se appare nella contraddittorietà. Sta a noi fare la sintesi, coglierne l'essenza, trovare connessioni e discernere. Guardare il Monte Bianco e pensare a Parma, a Genova, a Palo Alto, a San Francisco, come fossero sulla stessa traiettoria del globo terrestre e del tempo che le traversa. Nel pensiero tutto è possibile, tutto è reale, più reale di quanto vedono i nostri sensi.